Bene, buonasera. Oh mamma. Buonasera, eccoci qui per la sesta volta all'incontro di presentazione dei gruppi di lettura Le Ghirlande. Questa sera volevo raccontarvi una storia, che è la storia della nascita delle Ghirlande a Brugherio. Perché ve la racconto? Ovviamente molti qui a questo tavolo e qualcuno anche tra il pubblico la conosce già, però io credo sia importante sapere perché nascono le cose. E questa cosa che sono le ghirlande è nata e cominciata 6 anni e mezzo fa, anzi per la precisione c'è una data che era quella del 26 luglio del 2013. Me la ricordo perché ero da poco assessore alla cultura e un giorno si presenta da me un giovane amico che mi dice una cosa apparentemente semplice, se non che questo ragazzo allora aveva 20 anni e mi dice: senti Laura, ma com'è che si può fare per aprire la biblioteca la sera e trovarsi con un gruppo di persone appassionate come me di Virginia Woolf e poterne parlare? Beh, ecco, la mia reazione diciamo è stata simile alla vostra, intanto perché non è che tutti i giorni ti capita che un ventenne ti venga a fare una proposta di questo genere, e dall'altra perché appunto una proposta di questo genere non la puoi mica buttare via. Quindi che cosa faccio? Come consuetudine porto la proposta sul tavolo della direttrice Meregalli, o meglio, perché qui a Brugherio succedono sempre cose strane, non l'ho portata sul tavolo, sulla scrivania della dottoressa Meregalli, l'ho portata questa proposta su una panchina del parco di Villa Fiorita, c'era anche Ermanno Vercesi, perché è lì che, dovete sapere, nascono le nostre idee più belle. E quindi comincia lì un ragionamento su che cosa possiamo fare, ed Enrica dice: beh, ho capito, anche a Brugherio dobbiamo far finalmente partire i gruppi di lettura, non possiamo mica restare sempre dietro a Cologno. Dopo capirete perché qualcuno ha riso. Non possiamo mica, e d'altra parte se qui adesso ci sono delle persone di Cologno, lo so, le ho viste, però la maggioranza è brugherese e quindi apprezzerà questa battuta dell'Enrica Meregalli. Comunque per giustificarsi, io ero il nuovo assessore, lei doveva pur giustificarsi rispetto al fatto che a Brugherio ancora non c'erano i gruppi di lettura e a Cologno sì, mi dice: sai però a Cologno c'è Luca Ferrieri che, come tu sai, è uno dei massimi esperti di gruppi di lettura ed è stato il fondatore dei primi gruppi di lettura in Italia, quindi è normale che siano avanti, ma noi faremo di tutto per raggiungerli e fare qualche cosa di diverso. Ecco, io una cosa voglio dirla, che Luca Ferrieri questa sera è qui con noi e sarà uno dei conduttori dei gruppi di lettura. E vabbè, io voglio leggere questa cosa come segno di amicizia nei confronti della biblioteca di Brugherio che Luca ha sempre avuto, e anche come segno, come riconoscimento autorevole che insomma anche noi siamo sulla strada giusta. Ecco, quell'estate la dedicamo proprio a pensare a come organizzare questi gruppi di lettura, al nome che volevamo dargli. L'idea era quella di, appunto, alla fine abbiamo scelto questo nome, Le Ghirlande, perché richiamava il nome del palazzo nel quale ha sede la biblioteca e perché le ghirlande davano proprio l'idea di questo intrecciarsi di libri, di storie, ma anche di persone, di relazioni, di confronti, di emozioni, dalle quali potevano scaturire cose impensate. In effetti in tutti questi anni questo sono state le ghirlande, un luogo, la biblioteca abbiamo scelto non a caso, in molti altri comuni, in molte altre realtà i gruppi di lettura possono essere in case private piuttosto che in librerie, piuttosto che anche in locali, in bar. Noi abbiamo scelto la biblioteca, uno perché era arrivata alla biblioteca la proposta, ma anche perché crediamo davvero che la biblioteca debba essere
come dire, la casa nella quale le persone, la casa che le persone frequentano più volentieri dopo la propria e soprattutto prima dei centri commerciali. E questo era sicuramente un luogo adatto. L'altra caratteristica che volevamo dare a questi gruppi di lettura nati dal basso, nati grazie appunto a Riccardo, era che i conduttori dei gruppi dovessero essere in massima parte o per la maggior parte dei volontari. Ecco, in questi anni i volontari sono stati tanti, si sono alternati, alcuni tornano e continuano nella loro, nel loro dedicarsi, diciamo, ai gruppi, altri sono bibliotecari che sono stati anche loro contagiati, diciamo, da questo entusiasmo. E soprattutto dalle ghirlande sono germinati oltre che nuovi gruppi, nuovi orizzonti da esplorare, anche nuove iniziative che noi, a noi piace chiamare le ghirlandine, ma cito ad esempio come ghirlandina Scienza Ultima Frontiera, che è una rassegna ormai anche questa molto consolidata, molto importante a Brugherio, ma il Poetry Slam, piuttosto che incontri che abbiamo fatto sul tema dei gelati, piuttosto che della corsa, piuttosto che dei fumetti, piuttosto che andare diretta insieme con un pullman a Lucca Comics. Ecco, tante iniziative che sono germinate dai gruppi di lettura. Dicevo che è importante sapere da dove e perché nascono le cose. In questo aneddoto che vi ho raccontato c'è il senso di quello che stiamo facendo, e cioè la nascita dal basso, lo dicevamo prima, la biblioteca come luogo prescelto per essere la casa dei gruppi di lettura, la progettazione partecipata e condivisa insieme ai conduttori dei gruppi, la cura organizzativa da parte dei bibliotecari, che non finirò mai di ringraziare per questa ennesima iniziativa, il fatto che sono diventati una feconda fucina di tante belle iniziative diverse da questa, e l'entusiasmo contagioso che moltiplica i gruppi. E perché succede questo? Perché le ghirlande ramificano così copiosamente? Beh, dopo 6 anni credo di poter dire che i motivi sono molti, alcuni comuni ai gruppi di lettura di più parti d'Italia, e cioè il rinnovato piacere di leggere, di confrontarsi, la ricchezza di una rara esperienza di partecipazione e di democrazia dove tutti si trovano in una posizione paritetica, lo scambio paritario appunto di opinioni e punti di vista, l'infinito moltiplicarsi delle possibilità di esplorare se stessi e il mondo. Ma siamo ormai alla stessa edizione, dicevo, ciò che più di ogni altra cosa fa delle ghirlande una ghiotta occasione per tutti, e la vostra presenza così numerosa anche questa 6ª volta lo dimostra, è che sono una rara e preziosissima esperienza di umanità. Senza le urla, la rissosità, le prevaricazioni a cui siamo fin troppo spesso abituati e di cui invece c'è sempre più bisogno. Quindi grazie a voi che siete presenti, grazie ai bibliotecari, quelli che sono presenti stasera e quelli che hanno lavorato dietro le quinte, grazie naturalmente a tutti e 10 i conduttori dei gruppi, e buona lettura e buona umanità a tutti. Siccome mi tocca anche il compito di presentatore, comincio anche a fare questa parte. Allora, il primo gruppo che verrà presentato è quello di Federica Reali e Andrea Angioletti, di cosa leggiamo quando leggiamo d'amore. Buonasera a tutti, ringrazio l'assessore Valli per la presentazione. Tutti voi sicuramente avrete già guardato i gruppi, il volantino, visto i titoli dei vari gruppi, e potete vedere che ci sono temi molto molto impegnativi. Ne cito alcuni per esempio, no? Abbiamo il tema della morte, abbiamo una storia della lirica, abbiamo la consapevolezza digitale, cioè parliamo di temi di evidente impegno. E allora perché l'amore? Uno si potrebbe chiedere, no? Perché è un tema che è così, cioè, leggero, frivolo,
Harmony quasi. Beh, direi, perché, come dice il sottotitolo, non sarà un amore così, sarà un amore non rosa. La nostra ghirlanda è dedicata al romanzo, romanzo narrativa contemporanea con un contorno molto succulento di film che presenterà Andrea, ma la cosa più importante appunto è il fatto che non si tratti di narrativa rosa, perché quando si parla d'amore tendenzialmente qualunque lettore avveduto, attento, lo associa a quello. Ma questo è in evidente contraddizione rispetto al sentimento in oggetto. Quando Andrea ed io abbiamo scelto di quale tema occuparci, ci siamo resi conto che nella vita quotidiana di tutti i giorni l'amore è un sentimento fondamentale, è generativo, è creativo, è profondo, è tanta parte dell'identità di ciascuno di noi è basata su come vive l'amore, tanta parte dell'esistenza di ciascuno di noi è per come viviamo l'amore, quello che poi genera, produce, per come ciascuno lo vive. E allora perché un sentimento così importante, determinante, poi in letteratura si appiattisce? Perché lo sappiamo, no? Trame piatte, prevedibili, moltissimi stereotipi, il principe azzurro, la lei che vuole cambiare il suo lui, stili zuccherosi, melensi, non se ne può. E allora abbiamo deciso di scegliere dei libri e dei film molto belli, ben scritti, di grandissimo e profondissimo stile, che analizzano degli aspetti dell'amore e ridanno all'amore quello che è, il valore vero, perché non ci può essere questo discrimine tra vita e letteratura per un tema di questo genere. Quindi, per esempio, perché poi le serate sono tematiche, parleremo, per esempio, leggeremo storie di amori acerbi, amori che non sono mai nati nei silenzi delle relazioni. Leggeremo di amori nati tardi, apparentemente, ma nati contro, in età avanzata, nati contro il pettegolezzo, contro gli atteggiamenti occhiuti delle persone. Leggeremo di amori uguali, perché l'amore tra persone dello stesso sesso è uguale a qualunque altro amore, ovviamente, però non sempre lo si è pensato così. E quindi è molto importante contestualizzare le storie d'amore all'interno del contesto storico, perché l'amore non è una fiaba, non è astratto, e quindi nel contesto. E se leggiamo d'amore, se vediamo film che trattano del tema, parleremo anche del non amore, e quindi della violenza, delle tante donne che sbattono nelle porte, che cadono dalle scale. Leggeremo anche un po' di poesia, che è strano se vogliamo, proposto dei lettori di romanzi, io sono un'accanita lettrice di romanzi, però le raccolte poetiche raccontano storie, anche lì, ci sono inizi, svolgimenti, conclusioni. Quindi, se l'amore può sembrare un tappeto di petali rosa, ecco, Andrea ed io abbiamo scelto tutti i petali che rosa non fossero, cioè tutti i colori, tutti, ma non il rosa. E Andrea vi dirà ora che film. Di rosa. Grazie. Sulla Gazzetta dello Sport. Un minuto. Bene, bentrovati, buonasera a tutti. Mi colpiva la presentazione del nostro gruppo, nel senso che io e Federica abbiamo quest'anno voluto un po' invertire i ruoli. L'anno scorso avevamo fatto un gruppo di cinema e libri, dove il cinema era la sostanza e i libri erano un po' il contorno. Quest'anno abbiamo invertito la situazione. Comunque un contorno può essere sempre buono, quindi io ho cercato di mettere in questo percorso tutti i colori, appunto, dell'amore declinato nelle sue forme: uguale, violento, bugiardo, acerbo, maturo. E ho cercato di inserire una cinematografia il più ad ampio raggio possibile, cinematografia italiana, con il primo appuntamento che è appunto questo incontro, scontro, confronto tra amore acerbo e amore maturo. Quindi, da una parte, Fuori dal mondo, che è un film del 99, che probabilmente pochi hanno visto, ma assolutamente consigliato e consigliabile, con una grande accoppiata che è Margherita Bui e Silvio Orlando. Così, messo a confronto con invece l'amore maturo di Ella e John di Paolo Virzì, che vi consiglio di vedere a prescindere, nel senso che è un film che ha stravolto la mia scaletta, da tanto ne sono stato colpito favorevolmente, ed è la storia di due ottantenni che partono per un'ultima vacanza, tendenzialmente in camper, quindi
un film davvero delicatissimo, poetico e davvero consigliato. Sempre un film italiano per il secondo appuntamento, che è Amore perfetto sconosciuto, quindi il titolo non poteva essere che Perfetti sconosciuti, di Paolo Genovese, un film di qualche anno fa, sempre leggero ma non troppo, amaro ma non troppo, sempre giocato un po' sul confine tra gioco, sogno e realtà. Poi negli ultimi appuntamenti successivi faremo invece un viaggio nelle cinematografie altre. Kim Ki-duk, cinematografia orientale, coreano, quindi un grande regista che ha vinto Leone d'Oro, Leone d'Argento, con il film che proponiamo, ovvero Ferro 3, La Casa Vuota. E gli ultimi appuntamenti sono invece dei film che, guarda caso, sono tratti da romanzi, che sono L'amore bugiardo e l'ultimo film, che è Carol, che è dedicato appunto all'amore uguale, un viaggio al femminile. Quindi cerchiamo di rappresentare tutti i colori dell'amore a parte il rosa. Prego. Sì, no, si sente, no. Mi raccomando, i 5 minuti, se no non stiamo nei tempi. Era l'unica eccezione. No, in due. E la parola adesso appunto a Riccardo De Francesco, che condurrà il gruppo I Naufraghi. Ok, buonasera a tutti, si sente? No, no. Proviamo e più nel microfono, ok? Ce la posso fare. Ok, buonasera a tutti, io sono Riccardo, quello di Virginia Woolf, quello che ha tenuto altri gruppi di lettura in precedenza in questa biblioteca. E, dopo aver tenuto il primo gruppo su Virginia Woolf, mi era stato proposto dalle persone che avevano partecipato di tenere un gruppo su Shakespeare, e io avevo detto sì, ci si pensa. E poi ero partito, sono tornato, ne ho fatto uno sulla tragedia greca, le rovine della tragedia greca, e dopo le rovine della tragedia greca mi hanno detto dai, fai un gruppo su Shakespeare. Ho detto sì, l'avrei fatto, no, partito, tornato, ne ho fatto uno sulla fiaba di tradizione orale e poi mi sono deciso a fare Shakespeare. Allora, Shakespeare non ha bisogno di presentazioni, tutti noi abbiamo in mente chi sia, vagamente, il fatto che abbia scritto delle commedie, delle tragedie, varie opere teatrali. Il problema di Shakespeare è cosa scegliere. Ha scritto quasi una quarantina di plays, di commedie ed opere teatrali, e quindi non è stato facile cercare di trovare un filologico fra le varie opere. Ci ho provato, ma ci sono due metafore che mi vengono in mente a riguardo. La prima potrebbe essere il cercare di leggere dei tarocchi, nel senso che mi trovavo a mettere dei nomi, a farli girare, a cercare di capire in che modo incastrare varie commedie, e tutto poteva aver senso. Avrei potuto mettere 5-6 commedie di qualsiasi tipo e dire queste sono le più importanti, perché tutte le opere di Shakespeare hanno una qualche rilevanza, qualcuna più di altre, ma in generale così. E l'altra metafora che mi viene in mente è quella delle stelle e costellazioni. Mi sembrava di aver davanti una serie di stelle, tutte brillavano a modo loro, tutte erano importanti per loro, io dovevo cercare in qualche modo di unire puntine, cercare di capire quali far girare. Ho abbandonato tutto ciò, ho deciso di presentare le mie plays preferite, quindi queste sono quelle che ho scelto io, e quello che c'è dietro è queste sono quelle che piacciono a me, spero di potervi passare la passione che ho per queste commedie e tragedie. Vediamo, come noterete non ho messo Romeo e Giulietta, non ho messo alcune forse delle più famose e anche delle più a mio avviso banali, quelle che ormai abbiamo visto in tutte le salse. Le parole d'amore più belle che Shakespeare abbia scritto, se non nei sonetti, non fanno parte di Romeo e Giulietta, sono nella Dodicesima Notte, che purtroppo è una commedia che conoscono forse in pochi, e ho deciso di provare, diciamo che è stato un tentativo particolare quello di mettere La Dodicesima Notte. Macbeth, beh, era doveroso, bisognava mettere anche l'altra faccia dell'amore e l'altra faccia di quella che può essere la brama, bisogna poi vedere di che cosa brama. Una tragedia invece particolare, tragedia, sì, più o meno, Re Lear, che parla di una leggenda britannica, quindi questo padre che decide di abdicare, di lasciare tutto ciò che ha alle tre figlie, e lascerà ad ognuna delle tre figlie tante ricchezze quanto è l'amore per le figlie. Ovviamente le figlie si buttano in lodi su lodi, e una di loro decide di non farlo e dice che lei ama suo padre né più né meno di quanto dovrebbe amare suo padre, e lui la esilia, e qui inizia la tragedia. Antonio e Cleopatra è particolare, se verrete nel mio gruppo la vedremo assieme, perché pur essendo un dramma storico
non è drammatico. I personaggi sono troppo buffi, troppo strani, sembrano delle parodie di se stessi, fanno anche dei discorsi che non stanno né in cielo né in terra, Cleopatra in particolare, ed è interessante quindi da leggere, cercare di vederla anche con gli occhi moderni. I personaggi femminili raccontati da Shakespeare sono uomini che si vestono da donne, che però mantengono delle componenti, insomma, un po' strano quel genere. E La Tempesta. La Tempesta invece è la... l'opera principale di Shakespeare, quella che racchiude tutto Shakespeare. Il duca di Milano Prospero, esiliato su un'isola, che si fa regista di quella che poi sarà la tragedia stessa. Lui sa già cosa accadrà, sa cosa sta per accadere, perché è lui che lo sta facendo accadere, e questo è un po' anche Shakespeare, è come Shakespeare, è un regista, e l'ho trovato interessante. Perché venire al mio gruppo? Perché Shakespeare ha qualcosa da dare alla modernità? Non lo so, probabilmente no, non più di altri autori. Shakespeare è Shakespeare e ha scritto delle cose veramente belle, e secondo me ora più che in altri tempi c'è bisogno di un po' di bellezza. E adesso la parola a Francesco Smetti, che condurrà il gruppo Nowhere Now Here. Buonasera a tutti e a tutte, io sono Francesco e questo è il terzo anno che modero un gruppo di lettura qui alla biblioteca, quindi sì, è un po' una cosa contagiosa, come dimostra anche la presenza a questi tavoli. Lo strumento che utilizzo all'interno del gruppo è quello del fumetto, come diceva anche Laura. Appunto, il fumetto secondo me è un po' bollato di uno stereotipo, cioè si pensa il fumetto è una lettura prettamente da ragazzi, nel senso di uomini, quindi che non si adatta ad un pubblico femminile. Poi il fumetto si dice che si adatta semplicemente ai ragazzini o ai bambini perché ci sono i disegni, ci sono le figure, e poi perché un altro stereotipo è che sia semplicemente divertente. Io sono dell'idea che abbia sia queste tre caratteristiche come le sue complementari, e penso che lo dimostri anche la partecipazione negli anni precedenti. Abbiamo avuto sia appunto un pubblico femminile, abbiamo avuto un pubblico maturo come un pubblico molto giovane, e inoltre i fumetti che propongo non sono mai semplicemente per divertire, ma sono fatti anche per pensare. Proprio a causa di questo motivo, quest'anno il gruppo è diviso in due percorsi. Il primo percorso è un po' più leggero e si chiama Nowhere. Nowhere vuol dire da nessuna parte, richiama un po' un titolo all'interno del percorso, che è Nessun Dove di Neil Gaiman, e all'interno di questo percorso ci faremo trasportare un po' da vari autori, sono cinque e la proposta è molto variegata, nel senso che c'è un autore italiano che è Zero Calcare, due autori giapponesi molto differenti tra loro, perché abbiamo Jiro Taniguchi, che è molto distante dal tipo di produzione commerciale del Giappone, e poi il gruppo di collettivo di fumettiste Clamp, che inserisco sempre perché sono le mie preferite tra l'altro, e che in realtà cavalcano proprio l'onda di questo fumetto commerciale giapponese, il manga. Dopodiché avremo un autore spagnolo che è Enric Fernandez, e un autore americano che è appunto Neil Gaiman. Questi autori, oltre ad essere molto differenti per provenienza, sono differenti in termini di stile e in termini di tematica. A pensare anche, per esempio, che Neil Gaiman non è un vero e proprio fumettista, ma è un autore che scrive romanzi sia per ragazzi sia per adulti, ed è stato sceneggiatore anche per film e serie TV. Poi ha sceneggiato anche dei fumetti, e perciò degli artisti sono stati scelti direttamente da lui per produrre i suoi fumetti, le sue storie.
Per quanto riguarda invece l'altro percorso, che si chiama Now Here, vuol dire ora e qui, perché parliamo di contemporaneità. E all'interno di questo percorso praticamente avviene un'analisi di quello che ci circonda, e quello che ci circonda non è quello che avviene qui a Brugherio, in Lombardia, in Italia, in Europa. Non è questo. Quello che ci circonda ormai è quello anche che avviene in Corea, quello che avviene in Cina, quello che avviene negli Stati Uniti, perché all'interno del percorso uno degli autori, che è Guy Delisle, che è un autore canadese che principalmente fa viaggi di lavoro e produce dei fumetti legati a queste esperienze, lui è un animatore, scrive all'interno di Pyongyang perché, come diceva qualcuno, la globalizzazione è ormai dappertutto, cioè dobbiamo pensare che quello che avviene in un paese ormai ha anche influsso qui. All'interno di Now Here partiremo con un punto di vista autoriale, quindi il primo sarà Guy Delisle, che è quello che ho appena citato. Poi avremo un terzetto di donne, che sono Satrapia, Birak ed Eben Mohamed. Sono tre donne che parlano con degli occhi particolari del Medio Oriente. Dopodiché abbiamo Joe Sacco, che è l'autore più impegnativo che propongo, nel senso che ha uno stile giornalistico e parla principalmente di cronaca. E poi invece andiamo a livello tematico a parlare di politiche fantastiche all'interno di mondi fantastici e di satira all'interno di quotidiani e di riviste, perché secondo me, appunto, se ci sono ancora quei piccoli quadretti con il disegno e le due battute scambiate all'interno dei giornali, è perché questa cosa funziona. E secondo me tramite questo si può analizzare molto bene la contemporaneità e restare più aggrappati a quello che succede nel mondo. Per quanto riguarda la scansione del tempo all'interno del gruppo, essendoci due percorsi, vi dico già che sarà abbastanza controllata, perché dovremo parlare di più materiali all'interno della stessa serata. Consiglio di partecipare a chi appunto fa parte di quelle persone che hanno questo stereotipo del fumetto che avevo detto inizialmente, perché verrà completamente scardinato soprattutto nella parte di Now Here. E inoltre a sia chi si sente esperto sul fumetto, sia chi è nuovo, perché appunto non c'è nessuna idea di fare da professori sul fumetto, ma di condividere le idee su quello che leggiamo. Questi due percorsi, che uno è più leggero e l'altro è un pochino più impegnativo, comunque hanno dei punti di contatto, perché uno è più autoriale ma comunque parla di contemporaneità, perché gli autori sono contemporanei. Dall'altra parte iniziamo con proprio tre autori, quindi si connette al gruppo Nowhere. Niente, spero di avervi chiarito le idee su questi gruppi e spero di vedervi anche alle prossime volte. Cinzazzi invece ci parlerà di Shoah, condurrà il gruppo Shoah per non dimenticare. Quando ci troviamo per pensare cosa proporre l'anno a venire, più volte mi è venuto in mente di proporre questo gruppo, e man mano mi viene da dire e mi sembra di sentire che questo sia un po' il momento. È un po' diverso. L'altra cosa che ho scelto è che il sottotitolo è Si può scegliere tra il bene e il male, che è in continuità col gruppo che io ho tenuto l'anno scorso, che è stato un gruppo su Dostoevskij. Perché? Perché penso che proprio in questo momento, secondo me, ciascuno di noi deve porsi questa domanda, e ciascuno di noi è molto importante che cerchi di dare anche una risposta, cioè si può scegliere tra il bene e il male? Si può dimenticare che meno di un secolo fa sono state sterminati milioni di persone? E la letteratura in questo cosa c'entra?
Allora, per me la letteratura è sempre stata una cosa importantissima. Io condivido un po' con Federica l'amore proprio sfrenato per il romanzo, perché il romanzo ti racconta proprio delle cose, ti permette di vivere in un mondo diverso da quello tuo, da quello che hai vissuto. Ma questa è un po' un'altra letteratura. In questo momento chiedo a chi vuole ragionare quest'anno con me di lavorare sulla letteratura come testimonianza, perché a differenza delle altre opere letterarie ho fatto una scelta un po' particolare, per cui un romanzo o un saggio, e poi all'interno del gruppo magari potremmo anche condividere anche altri romanzi, nel senso che questi sono i miei romanzi e i miei saggi legati al mondo della Shoah. Ma qua proprio quello che vorrei rappresentare è di Shoah, cioè queste persone hanno narrato un pezzo della loro storia, o l'hanno narrato attraverso un racconto, o l'hanno narrato attraverso un saggio, ma si sono proprio, poi io credo sempre che l'autore in parte nel romanzo entri, ma questa è proprio una biografia, un'autobiografia, e quindi è un po' questo il cammino che vi chiedo di fare. Ogni mese, con un sistema un po' stile Francesco, ho scelto un saggio e un romanzo. E niente, io credo che in questo momento abbia una grande importanza poter continuare a parlare di questo in maniera non banale. È questo che vi chiedo. Grazie. No, non ho detto una cosa importante. L'ultimo incontro invece lo faremo in collaborazione con lui, e abbiamo deciso di dedicarlo alla musica e alla Shoah. Invece di consapevolezza digitale tratterà il gruppo condotto da Fiorenzo Manzoni. Buonasera. Io sono un novizio, è la prima volta che mi avvicino alle ghirlande, e la cosa è dovuta al fatto che durante l'ultimo anno mi sono dedicato alla lettura di svariati libri che riguardano questo argomento. Vorrei anche sgombrare subito il campo dal fatto di che cosa non si parlerà in questo gruppo. Non si parlerà di tecnica, e non è richiesta nessuna conoscenza tecnica, perché l'obiettivo che mi sono posto è di andare oltre a quelle che sono le tecnologie che abbiamo tutti in tasca o nella borsetta o con le quali ci confrontiamo tutti i giorni. Ho voluto creare questo gruppo perché secondo me c'è una necessità in questo momento di andare oltre all'utilizzo di queste tecnologie. Noi magari spesso le utilizziamo, anzi quotidianamente le utilizziamo, senza magari porci il problema di che cosa ci sta dietro. E allora vorrei scavare un po' dietro a queste tecnologie e vedere se effettivamente l'obiettivo finale di Google è quello di renderci solo la vita più facile. Ho qualche dubbio, ma comunque è quello che continuano a dirci: tutto più semplice, tutto più facile, ti aiutiamo noi, non pensarci. Vorrei anche cominciare a andare dietro a svariate tecnologie delle quali forse abbiamo sentito parlare, ma non ci siamo ancora resi conto di quanto stanno entrando rapidamente nella nostra vita. Avrete tutti sentito parlare di big data o di bitcoin o di cose di questo genere, ma dietro cosa c'è? Cos'è che le supporta? Cos'è che spinge qualcuno a dire voglio investire con questa valuta digitale che non sappiamo bene che cosa, come utilizzare neanche? Difficilmente il tabaccaio accetterà dei bitcoin. L'obiettivo mio finale sarebbe di insieme alle persone che seguiranno questo gruppo arrivare alla fine e accorgersi di avere più consapevolezza riguardo a tutto
quelle che sono le tecnologie, quelli che sono gli strumenti che utilizziamo, e magari farci anche qualche domanda che ci permettono di, e ci permetterà di utilizzarli in maniera migliore. Un'ultima cosa che poi nei libri proposti si vedrà molto meglio è il tentativo di capire come si evolverà questa società, perché questa tecnologia ci darà degli strumenti che 2, 3, 5 anni fa noi non ci sognavamo neanche. Ma questo vuol dire veramente andare verso una società più libera, più aperta, più democratica, o una società che penserà meno e che avrà dove l'uomo conterà meno? Per cercare di seguire per questo percorso, anch'io ho utilizzato la tecnica del saggio e del romanzo, quindi ogni mese ci sarà un romanzo e un saggio che tutto sommato possono stare bene assieme. Cominceremo con il prossimo mese parlando di, io l'ho chiamato il digitale quotidiano, questi libri, specialmente il saggio, fa una carrellata su tutte le tecnologie che attualmente utilizziamo, parte dallo smartphone e arriva fino all'intelligenza artificiale, passando per tutto quello che c'è in mezzo, e alla fine propone alcuni scenari di società futura dove queste tecnologie saranno al top, quindi verranno utilizzate praticamente in tutto. Continueremo il mese successivo sempre con un romanzo e con un saggio, e cercheremo di approfondire gli aspetti tra virgolette nascosti di due tecnologie delle quali probabilmente tutti avrete sentito parlare, quindi big data e algoritmi, come funzionano uno con l'altro, cosa costano a noi queste cose, perché noi le stiamo regalando tra virgolette a tutte le varie società che ci stanno attorno e che su queste cose ci fanno dei soldi, che sarà l'argomento del mese successivo, cioè l'egemonia digitale, dove cercheremo di approfondire il discorso sulle varie di come queste nuove società, queste multinazionali che stanno monopolizzando il mercato dell'informazione, stanno alla fine cercando di esportare un modello di business che tende ad avere il monopolio su tutto questo mercato. Le ultime due mesi successivi parleremo, uno, di un libro che si chiama The Game di Baricco, dove descrive in maniera molto positiva tutte queste tecnologie e espone un pensiero che forse è in opposto a quello che ci siamo detti fino a questo momento, per cui una persona che di queste tecnologie apprezza tutti i lati, e quindi andremo magari a sviscerarle e a cercare di capire cosa ci sta dietro. L'ultimo mese parleremo di nuove caste digitali, cioè quello che vuol dire come si evolverà la società con tutte queste tecnologie e se veramente, come dicevo prima, andremo a vivere una società più giusta, più democratica, oppure una società con nuove caste. Questo è il programma che aspetta chi sceglie di venire nel mio gruppo. Grazie. Sul palcoscenico di ogni epoca lo presenterà il giovane esperto di musica classica Mohamed Nasf. Prova? Ok. Allora, buonasera. L'anno scorso ho iniziato dicendo che era il primo anno che facevo da facilitatore ad un gruppo di lettura / ascolto, e la prima volta che parlavo a un microfono. Nel frattempo è la terza volta che parlo, abbiamo fatto un breve passo avanti, ma sono raffreddato. Detto questo, l'idea di quest'anno nel fare una proposta per un percorso musicale
è stata quella di proporre 5 opere che, anzi 5 epoche descritte attraverso 5 opere. Però prendendo quest'idea e affrontandola per 2 binari, quindi parallelamente, nel senso che ogni volta avremo un'opera o un insieme di opere che in qualche modo hanno segnato l'epoca nella quale sono state scritte e rappresentate. Non dimentichiamo che in ogni caso le opere, per quanto possano avere una storia legata al proprio periodo, ancora oggi vengono rappresentate nelle loro rielaborazioni più moderne. Mi è capitato di andare a vedere un Don Giovanni vestito in smoking con una regia molto rielaborata, molto moderna. Invece il binario parallelo sarà quello dei teatri, che hanno ospitato ai loro tempi le singole opere, le prime rappresentazioni, e hanno attraversato nella loro storia diverse personalità, sono state attraversate da diverse personalità, nel senso che sono teatri che ancora oggi propongono magari le stesse opere, opere nuove, però come ad esempio noi oggi conosciamo molto bene La Scala, la direzione del maestro Muti, di Barenboim, eccetera. Ai tempi alcuni teatri hanno avuto come direttore artistico Giuseppe Verdi. Detto questo, il fatto di scegliere un'opera a descrizione di ogni epoca che noi prenderemo in esame ci permette comunque di avere più punti di vista. Adesso non sto ad elencarvi ogni singolo incontro perché comunque potete leggerlo. Mi focalizzo sul fatto che oltre al analizzare la singola opera e magari vedere proiettate alcune scene, l'anno scorso ci eravamo focalizzati più sulla personalità degli autori, quindi sul loro pensiero, sulle loro lettere. Quest'anno ci possiamo prendere un po' la briga di far parlare le loro opere, però senza distaccarci comunque dalla personalità di chi le ha scritte. Quindi non mancheranno libri. Prendo in prestito una frase dal gruppo precedente, cioè non sono richieste conoscenze tecniche, musicali in questo caso. Quindi vedere un'opera, come ho scritto nell'altro volantino, in un certo senso può essere anche come vedere un film. C'è una trama, c'è una parte da ascoltare, una parte nella quale immedesimarsi. E niente, quindi questo è un po' l'approccio. Avremo un po' un excursus partendo dall'origine dell'opera alle opere più conosciute. Invece l'ultimo incontro sarà una collaborazione, come accennava prima Cinzia, nella quale affronteremo il tema della Shoah. Quindi la quinta epoca che noi andremo ad affrontare sarà quella dell'opera nel Novecento. Non prenderemo ad esempio una vera e propria opera in questo senso, perché come tutte le arti sono state messe un po' in difficoltà e sono state un po' sbaragliate dall'avvento delle guerre, anche l'opera lirica ha avuto il proprio momento di crisi o comunque di evoluzione, e ne approfitteremo per parlare dell'argomento sia dal punto di vista letterario che musicale, lirico, eccetera. Grazie mille. Ed è arrivato il momento di Luca Ferrieri, che condurrà il gruppo La lettura vien leggendo. Tutto, grazie, ecco. Grazie per l'invito, per la proposta molto bella che molto volentieri ho accettato, grazie all'assessore, colleghi Enrico, Ermano e gli altri colleghi della Biblioteca di Brugherio. Una proposta che però ha dentro una bella sfida, e forse mi sono cacciato in un bel pasticcio accettando, ma sono naturalmente lieto di provarci con l'aiuto di tutti quelli che vorranno partecipare. Perché è una sfida? Perché è tutto doppio, è tutto al quadrato in questo gruppo. È un gruppo di lettura che si occuperà di lettura,
tanto per cominciare, è un gruppo che nasce in biblioteca, si svolge in biblioteca e ragiona anche sulle biblioteche. Quindi il rischio di elevare al quadrato è di trovarci con qualche numero negativo, anche se in matematica non è così, non avviene, soprattutto con i pari, e noi saremo sicuramente pari in tutti i sensi. Il rischio è quello anche dell'autoreferenzialità, se non qualche volta dell'autocompiacimento, ma è una sfida proprio per questo, perché cercheremo con tutte le forze di evitare e superare questi rischi. Come? Intanto chiarendo che in questo gruppo non cercheremo tanto le risposte quanto le domande giuste, che è un po' quello che fanno quasi tutti i gruppi di lettura, devo dire. Inseguendo quell'ideale forse inarrivabile, senz'altro del tutto asintotico, di approssimazione successiva, che è parte integrante, quello del leggere giusto, che è parte integrante dell'utopia della lettura. E poi chiarendo che questo gruppo, anche se nasce in biblioteca, anche se vuol ragionare di lettura leggendo, io, noi, penso, lo vogliamo aperto a tutti. Certo, ci farà piacere se ci saranno, mi farà piacere se ci saranno i bibliotecari, gli operatori, i lavoratori della cultura, vuol dire che si interrogano su se stessi, cosa che non è comune, così come farà immenso piacere se verranno i lettori forti, accaniti, insaziabili, i lettori cosiddetti comuni, che comuni non sono mai, ma soprattutto mi piacerebbe che venissero i semplici, interessati, i curiosi. Ecco, mi piacerebbe che in questo gruppo fosse aperto, fosse dedicato ai curiosi, non quelli che ficcano il naso senza ritegno e riserbo naturalmente, ma quelli che lo usano per aspirare, per annusare, per assaporare, perché la lettura è la madre o la figlia della curiosità, diceva Mangel. E domandandoci quindi anche quanti danni ha fatto alla lettura la boria del sapere, il sapere di sapere, che è il contrario del socratico sapere di non sapere, anche perché o si rivela spesso un pensare di sapere, un presupporre di sapere, o ancora peggio uno stentare di sapere. Ecco una domanda da cui potrebbe partire o finire il gruppo. È appena uscito in Spagna un bel libro di Christian Vázquez che si intitola Contro l'arroganza di quelli che leggono. Ecco quello che secondo me i lettori, un gruppo di lettura, non dovrebbero mai fare, peccare di presunzione e arroganza. È un peccato contro la curiositas, contro quindi la lettura. E noi parleremo anche di gruppi di lettura, ma soprattutto saremo un gruppo di lettura, come gli altri presentati stasera, vale a dire un gruppo paritario che ama leggere, ama discutere ciò che legge e vuole condividere la lettura. Mi fermo qui per rispettare la tempistica e del resto parleremo poi nel gruppo. Mi sono un attimo persa perché avrei ascoltato per ben altri che 5 minuti. Ermanno Vercesi è, come dire, conduttore storico dei nostri gruppi di lettura, conduce il gruppo appunto La Lampada di Diogene, che quest'anno tratterà della vita e della morte. È l'angolo del relax, adesso il primo che fa gesti scaramantici lo butto fuori, va bene? Okay. Sì, volevamo un anno leggero, perché a noi piacciono gli opposti. Abbiamo fatto L'ordine e il caos e La vita e la morte. Gli opposti fanno nascere domande e le domande fanno nascere voglia di leggere, voglia di dialogare. Per cui è la scintilla che scaturisce una cosa che a noi piace fare e ci piace lasciar credere a chi non viene che siamo un gruppo di persone molto serie, molto competenti, plurilaureate, cosa che non è assolutamente vera, ma se voi volete pensarlo, continuate pure a pensarlo. Della vita e della morte non ha un percorso fisso, cioè non è che ogni mese ci sarà un tema, perché è un gruppo anarchico che si prende da solo la libertà di leggere e discutere all'interno della proposta di una novantina di titoli quello che vuole, per cui per me è impossibile dire no, oggi parliamo di questo, oggi parliamo di quest'altro. Però voglio farvi
un esempio di qualche domanda che può sorgere. Può sorgere la domanda, per esempio, su cos'è la vita. Qui interrogheremo molto le scienze. Sembra facile, ma com'è che un pulviscolo di quella polvere di stelle a un certo punto è diventata vivente? Com'è successo? Dove è successo? È successo solo qui? Ci sono altri mondi? Sono domande a cui le discipline scientifiche stanno rispondendo in maniera anche nuova, anche molto curiosa. Ci sono persone che si incuriosiscono di sapere che cosa gli scienziati alle frontiere più avanzate delle loro ricerche scoprono. Ma poi ci sono problemi che sono un po' simili a quelli di Fiorenzo. Ma se io costruisco il DNA, lo metto in un batterio, quella è vita o è vita sintetica? Se io creo l'intelligenza artificiale, è viva, è cosciente? Se io manipolo il DNA di una persona, cosa ho creato? Voi capite che sulle biotecnologie si aprono domande sempre più grandi. Ma poi c'è il problema che io ho chiamato del nascere, perché voi sapete che per dire esseri umani si dice immortali, da Omero in poi, quindi un sacco di anni. Perché? Perché dobbiamo definirci per la fine, non per l'inizio? Perché noi ci chiamiamo i nati? Per fortuna c'è qualcuno, e sono donne, che sta recuperando anche nella filosofia l'attenzione alla nascita. Perché dicono, guardate, voi siete tutti figli di cogito ergo sum, penso dunque sono. Eh? Bello, penso dunque sono. Cartesio. Cartesio è, perché Cartesio è? Perché sua mamma l'ha messo al mondo, ma lui se l'è dimenticato e pensa di mettersi al mondo da solo con il pensiero. Solo i filosofi maschi potevano pensare questa intelligente conclusione. E ne hanno fatto un'altra, provate a pensarci. Concepito, che cos'è concepito? È la cosa più carnale, più viscerale, più materiale che esista. Loro ne hanno fatto concetto, è la stessa parola. Capite che il ragionamento sulla nascita, pensate alla figura delle levatrici nella storia, se ne parla pochissimo. Cosa sarebbe la storia dell'umanità senza le levatrici? Andremo a leggere un po' di letteratura, un po' di sociologia per ricordare queste figure. E poi andremo alla domanda delle domande. Sì, va bene, la vita è nata, ma cosa ce ne facciamo? Come si fa a vivere sensatamente? Qualcuno ci ha provato a rispondere, insomma, e perché non proviamo a parlarne un poco tra noi? E poi arriviamo a quello che un aforista parigino del 600 riassumeva in una battuta fulminante. Dice, ci sono due cose che non si possono fare per più di qualche secondo, fissare il sole e pensare alla morte. Io aggiungo da soli, mentre se ci mettiamo insieme, secondo me questo tabù lo possiamo un po' rompere. Cioè possiamo provare a confrontarci con questo spauracchio terribile che segna la nostra coscienza di essere vivi. Noi ci rendiamo conto di essere vivi nel momento in cui sappiamo di dover morire. È una bella contraddizione, come dice un bel titolo di un libro che c'è in bibliografia, la morte è una questione di vitale importanza. C'è questo gioco di parole che mi sembra molto interessante. Cos'è il morire? Come si muore? Dove si muore? Abbiamo emarginato la morte, non la vogliamo più vedere, però allora ci torna dentro, non ci fa più dormire di notte. Parliamone, perché altrimenti lasciamo queste cose in mano agli specialisti, i medici, i psicologi, i preti. Io vorrei, con la forza di quelle due o tre persone che vorrei che fossero con me, perché io da solo non ce la faccio, conquistare in questa biblioteca uno spazio in cui non degli specialisti, ma dei cittadini comuni e dei lettori curiosi possano leggere e discutere di queste cose. Io ne sarei veramente orgoglioso. Grazie. E della morte abbiamo appena sentito parlare, e invece di fantasia, o meglio sulle onde della fantasia, ci racconterà Marika Tarantola. Buonasera, buonasera a tutti. Sentite? Sì. Allora, io credo di essere l'ultima a essere stata contagiata, a quanto pare, dal virus delle ghirlande. E sono qua stasera per accompagnare all'imbarco chi di voi vorrà intraprendere questo viaggio con me.
è un viaggio nei libri per l'infanzia, la prima infanzia, quindi parliamo di 0-6 anni. È un viaggio che non ha la pretesa di insegnare niente a nessuno, ma semplicemente di condividere con voi il piacere di leggere questi libri, di condividere la semplicità ma la qualità dei contenuti che spesso appartiene a questi libri, che forse non tutti gli rendono così onore. E è un viaggio assolutamente gratuito, quindi non ci vuole il biglietto, ma ci vogliono due cose: appunto il piacere di leggere libri per bambini e il piacere di leggerli ai bambini, quindi aver voglia di relazionarsi con loro e di stare bene con loro, perché sarà un po' il nostro pubblico, quello a cui sarà rivolto il tutto, e sempre con il pensiero che comunque questi piccoli lettori saranno davvero gli adulti pensanti di domani. E il miglior modo per me di iniziare a farvi salpare, quindi iniziare questo viaggio con voi, era questo, e quindi volevo leggervi un libro. La bambina dei libri. Eccomi, sono la bambina dei libri. Vengo dal paese delle storie. E sulle onde della fantasia scivolo veloce. Ho attraversato oceani di parole per chiederti semplicemente: vieni via con me. C'è chi ha dimenticato il luogo in cui vivo. Ma su questa scia di parole io saprò indicarti la strada. Scaleremo montagne immaginarie. E poi scopriremo i tesori nascosti nell'oscurità. Potremo smarrirci in foreste di fiabe. E sfuggire ai mostri dei castelli stregati. E poi dormire sui canti delle nuvole. E gridare a squarciagola allo spazio infinito. Perché questo è il nostro mondo. Un mondo fatto di storie. La nostra casa sarà il regno della fantasia. Dove tutti, ma proprio tutti, possono entrare. Grazie Marika, grazie a tutti, è stato come al solito molto denso, molto, come dire, burlascoso, cioè dove andiamo adesso? Siamo venuti con un'idea e ce l'hanno cambiata, io temo, no? Cioè da dietro era bellissimo vedervi perché
uno deciso, poi subito indeciso. Vabbè. Per cui grazie davvero da parte nostra di aver accettato l'invito a condurre ancora un gruppo di lettura quest'anno. L'avventura si profila molto, come dire, densa e molto fruttuosa. Vorrei ringraziare Luca Papagna, che è il nostro volontario di servizio civile che ha seguito tutta l'organizzazione dietro le quinte di Ghirlande, che è abbastanza complessa, e dirgli... dunque, dico a voi che Luca ha registrato la presentazione, quindi poi la metteremo sul canale YouTube, in modo che nel caso dobbiate segnalare a qualcuno che non ha potuto essere presente, se vuole riposizionarsi, e poi dirgli anche che Federica e Francesco sono ex volontari di servizio civile della nostra biblioteca, vedi tu poi, ecco. deduci. Allora, adesso vi dico, intanto che finite di elaborare dove sarete, dove saranno loro, in modo che questo potrebbe essere una buona indicazione. Dunque, Marika sarà in atelier, atelier dei lettori, i più sanno dov'è, lo spazio dei primi libri, seguite Marika che è facile da riconoscere. Francesco sarà in dove c'è la zona ristoro, dove ci sono i fumetti. Riccardo sarà dove c'è la zona teatro, che è davanti al banco della saggistica, cioè al banco del secondo piano. Quindi si va al secondo piano, ci si posiziona davanti al banco, alle nostre spalle c'è la sezione teatro, c'è tutto Shakespeare che vi guarda. Mo sarà qui perché lui approfitta della videoproiezione per appunto vedere l'opera in diretta. Cinzia sarà in sezione ragazzi. Stemperiamo. Assessore, non so ancora dove sarà. Fiorenzo sarà in sezione informatica, il che vuol dire secondo piano, sempre guardando il banco della saggistica, tutto a sinistra. Tutto a sinistra, si va nella U del palazzo, e dove c'è una penisola apparecchiata, dove l'anno scorso c'era il gruppo delle fiabe, c'è il gruppo di Fiorenzo, ok? Secondo piano, zona informatica. Andrea e Federica saranno in mediateca, quindi dove c'è tutta la cineteca, dove ci sono tutti i DVD. Quindi, allora, entrando in biblioteca, scaletta rossa di sinistra, scalone, la porta frontale. Seguiteli. Ermanno sarà al solito posto, perché c'è una primogenitura che non si può, ok? Quindi emeroteca. E Luca sarà in sezione di storia locale, che per gli addetti ai lavori è l'ex ufficio di Giulio, ci sembrava l'ex ufficio del centro sistema bibliotecario, di cui Luca è stato direttore per tanti anni. Spero di non aver dimenticato nulla, possiamo sciogliere le righe e buon anno.